Pala Ubibanca, siamo in compagnia di coach Andrea Pistola in questi primi giorni di allenamento della nuova Cuneo. Allora coach, prime impressioni dopo questi allenamenti iniziali? Chiaramente siamo proprio in una fase embrionale della stagione, però insomma si può già tracciare un primissimo bilancio soprattutto sulla squadra che ha a disposizione. Ah, sì, i primi giorni di ogni stagione sono sempre estremamente positivi, perché comunque c'è sempre entusiasmo, voglia di fare, quindi anche quest'anno sembra che siano degli ingredienti che siano presenti in tutte le ragazze che fanno parte di questa rosa. Poi vedremo strada facendo, conoscendoci, insomma, quelle che sono tutte le caratteristiche che verranno fuori dal gruppo che abbiamo messo in piedi. È un gruppo di cui siamo molto contenti, perché abbiamo fatto delle scelte importanti durante l'estate per ringiovanire la squadra, soprattutto per creare dei margini di miglioramento e un progetto che sia, diciamo, a lungo raggio. E quindi penso che abbiamo raggiunto tutti questi obiettivi, perché è una squadra con delle buone potenzialità tecniche e soprattutto con dei margini di miglioramento importanti. Ecco, quali linee guida avete seguito nel momento delle scelte e della costruzione della rosa? Perché appunto, come ha detto, la squadra si è ringiovanita parecchio, quindi penso una base per costruire qualcosa a lungo termine, no, nel corso degli anni. Sì, è stato proprio questo. Innanzitutto trovare gente che avesse motivazioni molto importanti, e quindi siamo andati alla ricerca di giocatrici che magari avevano voglia di vincita o comunque che avevano voglia di trovare spazio in A1, che magari avevano trovato poco, e poi ovviamente che avessero delle qualità tecniche tali da poterci fare un programma più importante a lungo raggio per poter creare delle basi solide per il futuro. Obiettivi stabiliti dalla società in linea di massima, credo alzare un po' l'asticella, no? Rispetto alla buona stagione dell'anno scorso. Sì, diciamo che vogliamo provare. L'anno scorso siamo arrivati nelle prime 8, cercheremo di ripeterci con un gruppo un po' più giovane, ma di ripeterci e vedere se è possibile anche di migliorarci. Per quanto riguarda gli allenamenti, adesso che cosa vi aspetta? Perché siamo appunto nelle fasi iniziali, quindi penso carico per la condizione fisica, ma penso anche altro, no? Sì, adesso inizieremo a conoscerci piano piano e sicuramente la prima parte è dedicata molto al condizionamento e al miglioramento della qualità fisica, e poi piano piano passeremo più sugli aspetti tecnico-tattici fino a avere un'evoluzione di gioco di squadra che deve farci trovare pronti nei primi di campionato. Ultima cosa che riguarda strettamente lei è stata una delle proprie primissime conferme. Che cosa significa essere ancora a Cuneo? Questa è la sua terza stagione, quindi insomma una ulteriore conferma dell'apprezzamento che la società, anche la piazza, ha avuto per il suo lavoro, no? Sì, mi dà sicuramente molta soddisfazione, perché Cuneo è una società, una piazza molto esigente, quindi essere stato riconfermato comunque non fa altro che farmi piacere, perché vuol dire che hanno apprezzato quello che ho fatto nelle ultime stagioni in palestra, e quindi è sicuramente una responsabilità in più, ma anche un grosso piacere.